Che cosa possiamo fare con questo oggetto? Questo oggetto misterioso. Ci sono dei pulsanti. Qualcuno non funziona molto bene come questo. Questo è stato forse un po' abusato. Qui manca la levetta. Questa viene dalla pulsantiera di una panda. Una panda che non mi ricordo come si chiama. Potrebbe essere una hobby. Ma questa pulsantiera ha una particolarità che cercavo da molto tempo ed è questa. La retroilluminazione, questa pulsantiera è retroilluminata, quindi è illuminata dal retro, di dietro. L'illuminazione di dietro serve per illuminare i simboli ed è una cosa bella. Ed è fatta così, c'è questo oggetto a forma di ragno e poi c'è questa meraviglia, questa cosa meravigliosa. Questa è una cosa meravigliosa. Questo prende la luce da qui, verde, e la distribuisce attraverso queste plastiche su tutte le utenze. 1, 2, 3, 4 e 5 che si retroilluminano dal retro, dal di dietro. Il di dietro si illumina. E quindi c'è anche questa placca di plastica. Ora non so bene se utilizzare solamente queste parti e montarle sulla mia pulsantiera oppure utilizzare direttamente questa che ha una forma particolare perché ha questi tasti fatti così che boh, sono carini, probabilmente posso trapiantare lo slider da qui, cioè dalla mia pulsantiera originale, anzi dalla mia pulsantiera originale su questa, però non so in che condizioni è questa, sono sicuro che la mia sicuramente funziona e questa invece chi lo sa, l'ho spruzzata di WD-40 perché questo era un po' bloccato, si sente che fa fatica, gratta un po'. Si muove, quindi questo è stato un poco, ecco, maltrattato, diciamo così. Mentre gli altri sono veramente a posto. I contatti sono sani. Io sono sano. Questa placca è sana. Questo diffusore di luce è sano e qui si può mettere sicuramente una lampadina LED o qualcosa del genere, e poi ci sono questi, c'è questo adattatore con le viti che tiene in posizione il diffusore della luce e che dire, non vedo l'ora di provarla, di vedere intanto se funziona, se funziona. Ma questo sarà oggetto della prossima parte di questo video. Quindi, mosso dalla curiosità, mi sono detto, cerchiamo di capire perché questi schiacciano bene, perché questi funzionano bene, questi invece gratta un po'. Vedete, gratta. Ho notato che è come allargato qui, cioè questa parte è allargata. Quindi, boh, l'idea è che potrebbero essere intercambiabili con l'altra pulsantiera. Ma mi sono appena ricordato che ho una pulsantiera in più. Quindi adesso andrò a vedere se trovo i pezzi e se sono gli stessi. Non abbiamo altro da fare che smontare questa perché pensavo di avere una pulsantiera di ricambio, ma non ce l'ho. E quindi smontiamo. Adesso, se volessimo bestemmiare, potremmo commentare il fatto che queste plastiche sono fatte veramente di merda, questa è merda pressata, sterco, probabilmente sterco di persone non morte. Però evitiamo. Ho smontato la pulsantiera ed ecco dove si collegano i fili dei LED che io avevo creato a questo aborto, questo schifo. Avevo creato questo schifo. Ma i LED si sono pian piano bruciati tutti. Quindi adesso procederò a smontare questa pulsantiera e poi andiamo a vedere. Ed ecco il
per usare un termine tecnico, ecco il troiaio che avevo realizzato in precedenza. Avevo montato dei LED, questi LED sono dotati di resistenza al loro interno. Ho provato tre tipi diversi di LED, tutti e tre nel tempo si sono man mano bruciati, tutti. Ho provato anche altri valori di resistenza più elevati per far consumare meno corrente, ma si sono bruciati. Perché direte voi? Perché ultimamente i LED che vengono prodotti sono una merda colossale, perché vengono dalla Cina e sono LED di merda. Quindi noi adesso procederemo scientificamente alla dissezione di questo gruppo di interruttori, così. E cercheremo soprattutto di liberare e di pulire lo schifo. Io direi che tra questi e questi, ma oddio, questi sarebbero anche carini. Però potrei sostituire i cappelletti a questa pulsantiera che è più nuova, però devo liberarla dalla colla a caldo perché ho fatto un troiaio qua e ora sono costretto a pulire il troiaio che ho fatto. Ed ecco qua abbiamo i due contatti, i due pulsanti. Uno è quello che ho pulito dalla colla a caldo e l'altro è quello originale dell'auto che ho recuperato, del pannello che ho recuperato dall'auto, da un'auto vecchia, insomma, che era rottamata. Sono praticamente identici. Però ho notato che questo dal pannello recuperato è un gratta un po' di più, ma è più nuovo, ma ha i contatti un po' ossidati, mentre questo è sicuramente più vecchio, è un po' più rovinato, però ha i contatti puliti e anche questa plastica è più pulita. Quindi ora provo a sostituire questi pezzi. Vediamo se riesco. Anche se questo, allora, questo è l'originale. Devo allargare qua. Poi devo allargare qua. Bestemmiando. Perché ovviamente non esce. Non vuole uscire. Qua si è già rotto, tra parentesi. Ecco qua, è uscito, bastardo. E ci sono i contatti che sono qui, sono belli lucidi, ma qua, ecco, qua sono un po' ossidati. Sapete che vi dico, ma io li pulisco. Oppure gli metto questo. Questo è ok alla fine. Però è rimasto smerdato, come si può vedere, è smerdato dalla colla a caldo, mentre questo è sano. Ci sono questi simpatici contatti a molla. Questo che però sono sporchi e ossidati. Vediamo. All'interno è perfettamente pulito, queste guide sono sane e quindi secondo me vediamo quest'altro come è combinato. Allora, questo si fa così, poi si allarga così e qua è già spaccato e poi dovrebbe uscire e io ho deciso di tirarlo con violenza inaudita. Ma niente, la violenza non. Esci, maledetto e bastardo, esci, bastardo. Oh, è uscito. Questo è l'altro insieme di contatti. Sì, sembra uguale all'interno. C'è la molla. Ma sì, dai, io sostituisco il gruppo contatti. Visto che questo è sano, se io gli metto questi, allora questi tre vanno dal lato dove ci sono quattro contatti elettrici, quindi da questo lato, perché qua ne manca uno, ce ne sono tre e ci vanno questi due.
quindi questo va così, con questo meccanismo deve prendere questo pirulino che c'è all'interno, questo pirlo, quindi questo lo allineo con il pirlo, poi ficco ed ecco che, beh sì, non male. Spacchiamolo adesso, spacchiamolo così. Va bene, ho deciso che userò questo perché è pulito, è il suo, io lo rimetto in sede ed ecco fatto. Schiaccia un po' storto perché, vabbè, ma purtroppo non c'è molto da fare. Che non troverò una polsentiera migliore, anzi una pulsantiera migliore, a questo punto mi tengo anche questo, che è il Devio Luci, il quale ha il suo pirlo qui, ed ecco il Devio Luci sano. Ora, dato che questi Imho sono perfettamente intercambiabili perché sono identici come innesto, solo che questo ha il pirlo che esce e questo invece è piatto. Ora a me piace con il pirlo che esce, perché qua sono uguali e quindi sì, mi sa che installerò il pirlo che esce. Quindi abbiamo questo qua, e ora mi devo ricordare quali sono questi, perché non mi ricordo più le posizioni, infatti ho, cioè non lo so, non me lo ricordo adesso, che cazzo ne so, 1, 2, 3, quali saranno? Vediamo, vado a vedere le foto, ed ecco qua, sono andato a vedere le foto, questo ha un click un po' bastardo, sono andato a vedere le foto ed eccoli installati, e ora ho questa pulsantiera più nuova rispetto a questa, smerdata da questi led, smerdata proprio, è stato un lavoro del cazzo ma purtroppo è andata così. Questo lo rimonto giusto per scrupolo, allora è facile, basta allineare questo meccanismo, ricordatevi, per richiuderlo questo meccanismo, questa parte qua scanalata va allineata con questo, ve lo faccio vedere, questo pirlo. Vediamo se la luce ci aiuta. Ecco, vedete che c'è un pirlo metallico? Ecco, questo pirlo metallico deve andare a infilarsi in questa scanalatura qua. Questa, quindi pirlo, scalanatura, schiacciare con odio ed ecco che il pulsante è rimontato. Poi se volete gli rimettete questo che è il suo, che ora non ricordo, sì, va così perché c'è il pezzo che eventualmente non lo fa entrare, ma io li lascerò smontati, anche perché uno mi si è fracassato togliendolo e quindi le bestemmie si sprecano. Ora, levando dal cazzo questi, passiamo ora alla seconda fase. Richiudere questa cosa e rimontarlo come si deve. Ora qui abbiamo una placca che va suppongo così. Come cazzo va questa placca? Adesso non mi ricordo neanche. Ah, ecco. Si allinea, suppongo, così. Ma io farò al contrario. Farò questo va qui. E questo immagino che vada qui. Ecco fatto. E ora questi vanno slidati nelle posizioni corrette. Quindi, così. Ecco fatto. Poi questi si avvitano. Perfetto. Quindi se vogliamo togliere tutto, dobbiamo prendere anche questa placca nera. Va bene, è il caso di pulire tutto per bene. Qua adesso procedo al lavaggio, ma soprattutto dobbiamo trovare una lampadina verde.
vedete, questa è una lampadina ma è coperta di verde, da cambiare. Ah bene, questa viene fuori, quindi ci facilita il lavoro. Questa lampadina non è una lampadina verde, è una lampadina normale coperta da un cappuccio di gomma verde. Che figata! Questo per fare la luce verde, cioè di colore verde. Ora, siccome noi non abbiamo un LED verde di colore verde, noi utilizzeremo questo cappuccio verde per trasformare una luce che non è verde in una lampadina che faccia la luce verde, in modo da avere nel nostro cruscotto verde una luce verde. Vediamo se riesco a togliere sto cappuccio. Se si buca o si rompe, io bestemmierò come un animale. Come un animale. E già si sta bucando. E già si è bucata. Ma porcaccio il. E certo che si buca, perché la lampadina diventa rovente e fonde la plastica. Ma vaffanculo. Adesso succede questa cosa. Sono riuscito a infilare il preservativo di plastica sopra questo LED, questa lampadina LED. Sicuramente si spaccherà qua prima o poi, si spaccherà, io lo so già. Metti a fuoco, cazzo di telecamera. Qui si romperà. Vabbè, avrò le luci bianche finché non me ne fotterò, me ne fotto, insomma, va bene. Ora, infilando questo, succede questo. Lui si infila a un solo senso, c'è una tacca e va dentro, ok? Questa lampada ha un LED di fronte e due LED laterali. Questo vuol dire che probabilmente questi due rami avranno molta luce, questo un po' meno, questo sicuramente un po' meno, e il LED frontale non serve a una beata minchia perché va ad appoggiare contro questa placca di plastica. Quindi appoggia lì e il LED non serve un cazzo. A meno che io qua dentro non ci metto un poco di stagnola in modo da fare riflettere la luce del LED frontale e sperare che ciò illumini meglio la situazione, cosa che adesso farò. E niente di meglio che la carta stagnola. Ho detto plastica poco fa? Boh, comunque devo mettere della carta stagnola qua dentro. Nulla di meglio che usare la stagnola del panino che ho mangiato a pranzo. E quindi eccola qua. Oddio, non è il massimo della riflessione. Perché? Perché non è lucido? Vediamo. Ah, ma io ce l'ho la carta stagnola nuova. Quanto sono coglione. Ok, facciamo l'ennesima porcata. Goccio di colla, artiglio. E schiacciamo questa carta stagnola. Beh, potrei anche ficcarci direttamente questo. Vediamo se ci riesco a fare questa troiata. Vediamo se riesco a rovinare tutto. Questo lo metto qua. Entra, bastardo, entra. Dopodiché schiaccio con odio. Ha funzionato. Schiaccio con odio. Sì, direi che non è male. Potrei anche lasciargli questi sbaffi di stagnola merdosa attorno, che tanto a me che cazzo me ne frega. Sempre meglio dare una pulita. Ecco fatto. Vediamo se riesco a tagliarmi la giugulare con questo coltello. Bene. Ok, così adesso abbiamo una superficie
una buona superficie riflettente che effettivamente sì, riflette la luce, come vedete. Va bene. Quindi questo potrebbe aiutare la luce a diffondersi meglio. Sapete che vi dico, già mi sono rotto, adesso basta, lo rimontiamo questo coso, perché mi sono rotto mi sono rotto il cosiddetto. Quindi questo si riavvita. A me dispiace se ogni tanto l'immagine va fuori camera, però io sto usando, affanculo, sto usando un telefono. Se usassi un cacciavite a croce sarebbe anche meglio, ma soprattutto per usare un cacciavite a croce bisognerebbe prima trovarlo. Eccolo qua. Questa parte la lascio sporca perché mi sono rotto. Ecco fatto. Non male. Non mi sono dimenticato di pulire i pulsanti, cosa che potrei fare adesso. Ma anche no. Ed eccolo qua. Adesso lo andiamo a montare e vedremo se va a fuoco qualcosa. Va bene, facciamo questa cosa. Ora ovviamente io non mi ricordo dove vanno i vari connettori, ma spero che siano indicati da qualche parte. Spero che abbiano delle spinette. Allora, qua ce ne sono tre così, qua ce ne sono due dritti e uno storto. Quindi il lato è questo. Quindi allora, tre sotto e uno sopra. Questo va qua. Poi, questo è da 4 e va qui. Questo è da 2 e va sotto, perché ce n'è uno da 2 connettori. Se entrasse, va bene. Poi qua abbiamo... che cazzo! Qua abbiamo 2, ne abbiamo uno da 2 e dovrebbe andare qui, ma non entra, no, entra, bene. Questo è da 4 e qua ce n'è da 4, ma è qua sotto e va così. Sì, e questo rimane l'ultimo da 3 e va qui. Ci siamo. E adesso il connettore fine di mondo, che è quello della lampadina, che io inserisco, e sono sicuro che la polarità sarà al contrario. Ne sono sicuro, perché è sempre così. Quindi ora cosa facciamo? Noi accendiamo il quadro e accendiamo la luce. E non si vede una mazza. Intanto i pulsanti sono al contrario. Questo è giusto e questo funziona, ma questo e questo sono al contrario. Va bene. Proviamo a girare. Giriamo. E non si vede una mazza. Proviamo a scippare un cazzo di coso. Ah, si vede. Solo che si vede una merda. Probabilmente si vedrà di notte. Io ci posso provare a lasciarlo così. Perché secondo me questa lampadina LED, come potete vedere, io non lo so se la vedete. Sì, la vedete. È fiacca. C'è una lampada fiacca. Ci vorrebbe, allora, no, questo va al contrario. Sì. Quindi questo, che ovviamente ora non vuole uscire, cazzo,
questo va qui, ok, e questo va qui. Potrei avere scambiato i connettori, ma ho deciso che me ne sbatto e lo tengo così. Quindi ora abbiamo il lunotto, il faro, il fendinebbia che non fende nessuna nebbia adesso, non si capisce perché. Perché le luci vanno accese, coglione che sono. Fendinebbia. Fa lunotto termico che non funziona, cosa che risolverò. Tergicristallo. Cristallo. Il tergicristallo. E il lampeggiatore di emergenza. Che funziona. Ma sapete che vi dico, io lascio così. E a questo punto proveremo stanotte e vediamo un po' come va. Me ne sono uscito con una soluzione elegante alla plastica smerdata. Ho messo questa cosa a mo' di rondella e questo tiene ferma la pulsantiera. E anche questo è risolto, perché dovete capire che i problemi su una macchina come la Panda non vengono mai da soli. Ad ogni problema se ne aggiungono altri 200 e le soluzioni sono solamente le bestemmie. Ma sì, dai, filmiamo anche la chiusura di questo cazzo di cruscotto, così vi prendete bene il gioco di me, anche perché queste viti non ne vogliono sapere. Devo cambiare inserto, ovviamente. Ah, ma perché ogni cosa deve essere, non un dito, ma un braccio in culo? Ogni lavoro che uno deve fare non può essere semplice, no, deve essere un braccio in culo. Ecco qua. Queste viti le ho dovute adattare io, le ho dovute creare io per l'orologio, perché si erano ovviamente spaccati gli inserti di plastica, viti che tendono logicamente a sparire, e quindi ho preso delle viti da legno, le ho tranciate e ho creato delle vitine che ora sicuramente perderò e mi si infileranno nel condotto aria. E io sarò costretto a nominare in vano il nome del Signore. Ovviamente la vite non sta entrando nella sede. Ecco, ora sì. Ok. Ed è spanata. No, non è spanata. Va bene, orologio in posizione. È funzionante. Sono le 15:32. Ecco qua. Bene, adesso cambiamo di nuovo inserto, perché dobbiamo montare le altre cazzo di viti. Ecco qua, Philips, numero 2. Bene, adesso per rimontare il cruscotto bisogna infilarlo sul volante così e cercare di metterlo filando le leve dell'aria così, ma prima bisogna collegare questo dannato connettore dell'aria, che è io non sono mai riuscito a collegarlo senza guardare, mai in tutta la mia vita ci sono riuscito, mai su cazzi connettore sono riuscito a collegarlo senza dover guardare. Ecco. Dove sono le cazzo di... Ecco fatto. Proviamo. Perfetto. L'aria c'è. La luce, le luci ci sono. Luce dietro. Lunotto. Quattro frecce. E tergicristallo. Ora che abbiamo verificato che tutto va bene, dobbiamo comprimere e premere la parte superiore. Maledetto quello che so io, maledetto lui,
Maledetto! Ecco qua. Ora bisogna, dicevo, premere e rimettere, mettere bene in sede il disgraziato bastardo cruscotto di merda, in modo da far entrare tutte le clip nella loro posizione. Dopodiché possiamo, forse dico, chiuderlo con queste viti qua che vanno di lato. Quindi una. Senza stringere troppo perché qua si spacca tutto. E due. Questa va fatta senza questo perché sennò di lato non ci entra. A meno di non aprire lo sportello. Io non voglio aprire lo sportello. Basta stringerla a mano. Dopodiché sotto ci vanno queste. Queste sono anch'esse da stringere poco perché la plastica è delicata. A me si è già rotta, però il cruscotto sta ancora chiuso. Prima o poi dovrò sostituire la parte interna di questo cazzo di cruscotto. Questa va, ecco, ovviamente è caduta. Perché c'è sempre lui, ricordatevi, lui. C'è sempre lui che ci mette alla prova, lui. E l'ultima vite. E forse abbiamo finito. E sono sicuro che quella lampadina che ho messo a LED non si vedrà un cazzo di niente. E quindi tutto questo lavoro sarà assolutamente inutile. E dovrò rifare tutto prima o poi. Quando vorrò. Ecco fatto. Ora bisogna solo ficcare questi nella loro posizione. Vanno ficcati. Ok. Aria. Va bene, ricordiamo per l'ennesima volta. L'illuminazione non si vede manco a calci, secondo me non funzionerà. Ma lo scopriremo stasera. Forse. E vediamo un po'. Vediamo un po' se si vede. Se si vedono questi LED, se si vede il LED, se si vede i LED, se si vedono i LED, beh, dai, di notte si vedono, non come questi certamente, ma si vedono, per cui sì, è verde, la lucina è verde. Magari se stacco questa ventola è meglio. Questo si vede veramente molto bene. Questi un po' poco, ma di meglio non si può fare, a meno di non montare una lampadina incandescenza, che non monterò. Per cui io li vedo. Va bene così.